Sono alcune persone che mi conoscono, però gli altri magari diranno: ma chi è questo? No? Ma non vi preoccupate, perché nemmeno io so chi siete voi. Siamo pari, siamo pari. Cioè, vabbè, mi presento, io mi chiamo Clara Campi, sono un'attrice, ho studiato recitazione a New York, all'American Musical and Dramatic Academy, poi ho partecipato a vari film indipendenti, ho lavorato off-Broadway, nei locali di cabaret. Poi sono tornata in Italia, mi ha visto Tiziana e mi ha detto: belle tette, stasera fai lo spettacolo. Il problema, tipo, è quando le dobbiamo stendere ad asciugare, dobbiamo stare attente, perché se arriva una folata di vento rischiamo che ci sradichino il balcone dalla faccia. E ci sono anche dei pervertiti che ce li rubano, per fare parapendio. Il buddismo è perfetto, cioè se uno sta cercando se stessa, il buddismo è la religione perfetta. Si vede che invece di essere cristiana diventerò buddana. Che tra l'altro, cioè, me lo dicono sempre tutti, quindi magari è la mia strada in effetti. Arrivo al tempio buddista, vedo il monaco e gli dico: signor monaco, io sto cercando di trovare me stessa tramite la religione, lei quale mi consiglia? Il buddismo. Sono già qua, che fortuna. Allora lui inizia a spiegarmi che praticamente noi possiamo raggiungere l'illuminazione tramite la meditazione. E io gli dico: sì, però padre. Non chiamarmi padre, cara. Ok, zio. Ma come illuminazione va bene la torcia sull'iPhone? Lui mi guarda e mi dice: figliola, hai mai considerato l'Islam? Io sono stata perfino life coach di Presidente Obama. Sono stata io che gli ho suggerito di abbronzarsi per la campagna elettorale. L'ho mandato in stesso centro abbronzature di Carlo Conti. Forse è anche giusto che sia così, no? Insomma, fare dei bambini, o magari semplicemente credere al ragazzo che ti dice: non ti preoccupare, sto attento. Cioè, magari anche... Mi piace che tu le capisci un po' di una volta. Quanti lei adesso sta ridendo della battuta sul reggiseno che sradica il balcone? Forse è anche la mia strada, no? La maternità. Insomma, sono a un'età che potrei anche fare un bambino. Allora, onestamente, il pensiero di questo feto che uscendo mi squarci la figa... un po' di paura del parto. Però fa niente, cioè, comunque pensate... Bevi. Ragazzi, la regola... Comunque, YouPorn è come YouTube, ma con solo commenti positivi. Il problema è che gli uomini, a furia di guardare porno, si sono fatti delle idee sbagliate. Come questa ossessione per venire in faccia alla gente. Nella vita reale a nessuno piace ricevere in faccia schizzi di liquido caldo e appiccicoso. Infatti le donne che ingoiano non lo fanno perché gli piace il sapore, ma per evitare di rovinarsi il trucco. Allora, ogni gatto ha il suo carattere, no? Ci sono i gatti un pochino più cattivi, più rispettosi, i gatti più dolci, ci sono i gatti molto solitari, oppure quelli cui piace uscire a bere con gli amici. Amici. La battuta più bella che la serata.